appassionati del gioco più bello, c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Scenderanno oggi in campo col più classico dei 4-4-2. È un sistema che funziona alla perfezione con quattro esterni che devono essere dinamici. L'allenatore avrà lavorato soprattutto sulle due linee di difesa e centrocampo che non devono allontanarsi troppo tra di loro. In questo modo possono fare pressing o attendere l'avversario chiudendosi in difesa. Tutto dipenderà da come l'allenatore ha preparato la partita. L'arbitro ha già dato il via alle danze. La mette in avanti. Bel pallone. Danilo. C'è la palla lunga, in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Scamacca. Il Genoa, il calcio di punizione. Ottima progressione, palla al piede. Danilo. Bel gesto tecnico. Palla al centro. Lungo pallone in avanti. Alza la palla in profondità verso il compagno. Masiello prende l'iniziativa e la propone in avanti. Può andare. Intervento difensivo molto tempestivo e per l'operazione d'attacco con una grande determinazione. Ecco Dybala. Intervento duro ma corretto. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Dybala cerca la profondità. È ben posizionato e spazia via la palla. Grande parata di Paleari. Libera tempestà. Attenzione al tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Scamacca. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Intervento energico. Provano a ripartire da dietro. Cerca la profondità. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Decidono di giocarla di dietro. Allunga, è verticale. Scamacca è in una posizione in cui può far male alla difesa. Cristiano Ronaldo. Ecco Dybala. Cristiano Ronaldo, un gol pazzesco, pazzesco, pazzesco.
questo è un gol stupendo, stupendo. Prima rete per la Juventus. Gol meraviglioso. Il portiere non poteva fare nulla contro una bomba del genere. L'ha fatto sembrare facile, ma questo gol nasce da una potenza che non tutti hanno nelle gambe. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Arthur, di forza. Dybala. Prendo splendidamente il tempo scivolato. Un'altra azione in copertura. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Scodella in avanti. Ecco Dybala. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Dybala. Tegel senza compromessi. Intervento deciso. Tutto regolare secondo me. L'erario. Gol Daniga. Vuole la profondità. Rager propone di continuare la manovra sul lato contrario. Primo tempo che finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 dopo il primo tempo. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Sbattono ancora contro la difesa. Rabiot, lungo passaggio in avanti. Lehrager. Babel. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ci mette il Genoa al calcio di punizione. Sturaro. Un gol, un solo gol per il momento fa la differenza in questo scontro. Arriva Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Chiesa. Si libera la grande. La mette dentro. Risultato sbloccato quando mancava poco al riposo. E così siamo evidentemente sull'1-0. Chiesa. L'appoggio sulla fascia. Arthur. Sicuri in fase di palleggio. Passaggio. Occasione da rete. Gol, non sbaglia. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Gioca con un pallone lungo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione.
Chiesa. Dybala con una buona possibilità. Lancio lungo del portiere. Sturaro sul pallone. Scamacca la gioca a sinistra. Alla peggio nello scontro di forza. Rabiot. Palla in avanti verso il compagno. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Pallone lungo in verticale. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Con il fallo. C'è un bel pallone in avanti. Riceve un pallone interessante. Rimane Chiesa. Il fuzza al portiere. Gol pesantissimo trovato nel finale per giunta. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere la rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'impeccata perfetta. Gran gol. Tutto di nuovo possibile, davvero un gran finale. Chiesa, Sturaro, e con questa la palla. Qualche istante sarà tutto finito. Scamacca, destro, prova la soluzione in fascia. Sul filo del fuorigioco. Destro! Raro sul pallone. Devono buttarla in aria e sperare. E l'arbitro dice che può bastare. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura. La partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro.